Buongiorno, oggi siamo qui a Giorenzano, in provincia di Varese, e ci troviamo nella struttura Villaggio Amico, che è una struttura residenziale assistenziale che si occupa di dare diversi servizi al territorio. Al nostro interno troviamo un asilo nido, diversi poliambulatori aperti al territorio con ortopedici, fisiatri, palestra, piscina, area fitness, ma il fiore all'occhiello di questo centro è la residenzialità per i suoi anziani, quindi facciamo riabilitazione ortopedica, neurologica. Abbiamo un nucleo protetto per pazienti affetti da malattia di Alzheimer. Ma perché oggi siamo qui in questa meravigliosa struttura? Oggi è la prima edizione delle Olimpiadi del Villaggio Amico. Cosa sono le Olimpiadi del Villaggio Amico? È un momento di giochi, di attività, dove i nostri ospiti che vivono la nostra residenza hanno un modo per aprirsi al territorio, per fare delle prove atletiche, per vedere come hanno migliorato le loro attività funzionali, motorie. È un modo per fare fisioterapia, riabilitazione in un modo un po' differente, diverso, simpatico, dove ci si può confrontare con altri servizi. Abbiamo diversi operatori che verranno nel nostro centro, faranno dimostrazioni delle loro attività, giochi, attività sportive. Possiamo riassumere che l'obiettivo è quello di condividere con quello che ci circonda dei momenti di attività, condividere con le famiglie, con gli ospiti, con i nostri operatori che tanto si stanno prodigando per far sì che questa giornata sia speciale, che venga ricordata da tutti. Il tutto è per sempre lavorare per e con coloro che vivono la nostra realtà. Grazie. Buongiorno, siamo una piccola rappresentanza dell'Accademia Marziale Saronno e siamo qua oggi per le prime Olimpiadi del Villaggio Amico, una giornata che è stata voluta e ideata dalle operatrici del villaggio stesso, che è una struttura polivalente che si trova a Giorenzano. Noi oggi ci esibiremo in due diversi momenti con tecniche di arti marziali. Inizieremo questa mattina con un'esibizione di difesa personale, alla quale chi vorrà potrà anche partecipare, mentre nel pomeriggio avremo un'esibizione di Kung Fu Sile Tien Su, che è la nostra disciplina base, e di Jeet Kune Do Kali Eskrima, che è un'arte marziale di origine filippina che si fa con bastoni e coltelli. Grazie. Vengono dall'Accademia Marziale di Saronno, qua vicino a noi, e stamattina per aprire le nostre Olimpiadi, la prima edizione delle Olimpiadi. Lei ha proposto le Olimpiadi. Ci faranno una breve esibizione, una dimostrazione di tecniche di difesa. Faremo cose tranquille. Posso provare, infatti poi prenderemo anche le cani che proveranno. Giusto? Margherita. Perfetto. Non fare una leva, questa si chiama leva popolare. Oh, bene. Ok? Quindi, qua vediamo. Non ci insegna da qualche parte. Adesso faccio cadere se no. Bene, 10 in più. Adesso che sera ci insegna. Grazie. Allora, applauso. La tecnica non farsi prendere. Poi finiamo la tecnica in questa maniera. Siamo
tutta mia schiena. E si colpisce. Andiamo in polvere se ci fanno quello noi. Marta, sei pro volontaria, vada lei a provare. Allora, tu hai qua qualche animatrice. Chi si offre? Una cavia? Ho cercato di far finta di niente, di stare le sedie. Non sedi a caso. Oddio. C'è la Ila. Vediamo che rimango tu denti. Allora. Ho detto che sono più lontani. Tanto sto anche in piedi. Sto anche in piedi. Sono qui. Ah, ma sono spettatrice. Quello signore lì fa fatto proprio bene. Oh, guarda, vai a imparare a difenderti. Ok, una volta presa le dita, portiamo giù, qua c'è l'eva, vedete Marco, poi torniamo su, una volta che è su, con la si va a coprire di questi tutto molto bello, eh? Dai, ok, proviamo.
Andiamo. Uno, giù, su, si colpisce. Sembra salvare su di te. Hop, su, e si colpisce. Va bene? Un'altra animatrice. E io chiamerei un'altra fisioterapista, dai, quella con gli occhiali rossi. La Francesca, vai. Vai, non avere scuse, forza. Francesca, Francesca. Madonna, salta, non formiche. Ma io? Proviamo,
pochino lì. C'è la cinghiale, cazzo! Quando arriva è verso me, vedete, devo uscire fuori, vai, go. Ok, allora. Ma la pallina mi dà. Mamma! Go! Vittoria! Usciamo sempre dalla parte del pollice. Sì. Cazzo, esco dal pollice. Se tiene forte, non facciamo altro che portare via una delle due braccia, in questo caso questa, la destra, così. E ancora legata. Vai a provare te. Ti addrizza la mano. Si mette una mano e poi si fa la mano, non la facciamo adesso. Vuoi vedere? Esco fuori, porto via. Perfetto, si è liberato tutte e due, colpisco in un'altra maniera. Guarda dove si va, qua, eh?